Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Eleonora De Angelis al doppiatore, un appuntamento a cui non si può mancare. Impeccabile, assolutamente, per vedere il nostro Angelo in questa meravigliosa performance che fa anche conoscere il nostro lavoro in una chiave allegra e divertente e interessante. Ecco, direi che hai già detto tutto. Volevo chiederti cosa ti piace in particolare di questo spettacolo. Questo, credo. Sì, poi ogni volta è una sorpresa, no? Io ho visto un'altra edizione, sono contentissima che ci sono i nostri amici Federico e Alessandro Campaiola, bravissimi. Adesso dico amici, ma sono due attori straordinari, tant'è vero che li abbiamo anche, hanno partecipato a Voci tra le onde, no? A Porto Rotondo, e sono contenta di rivederli di nuovo in scena perché sono molto bravi. Poi diciamo che anni fa è stata una novità quella di portare il doppiaggio a teatro, no? Ci ha pensato proprio Angelo. Assolutamente, è stato bravissimo. Poi da lì, insomma, magari è più capitato di vedere del doppiaggio, ma ogni volta io vedo quello che per noi è naturale, è sempre invece una magia per chi non lo sa. E insomma, è bello, è sicuramente bello. Poi il messaggio principale è che bisogna essere attori anche per fare i doppiatori, per questo doppio attore. Io lo dico sempre, i ragazzi lo dico sempre, teatro e poi semmai doppiaggio. Saluto a voci.fm. Ciao voci.fm. Daele, ciao. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.